capisce se sia il tramonto o l'alba di un... Qui è dove abbiamo parcheggiato la macchina. Prenderemo questa strada che ci porterà a un rifugio. Dietro il rifugio parte il sentiero numero 7, qua segnato in verde, che ci porterà fino in cima, dove è situato il bivacco. Abbiamo parcheggiato la macchina ai piani Resinelli, che si raggiungono da Ballabio, a sua volta che si raggiunge da Lecco. Abbiamo appena iniziato a camminare lungo il sentiero numero 7, che ci porterà alla cima. Sarà una camminata impegnativa, più o meno 1000 metri di dislivello. Slackline, non potevo non provarla con lo zaino, è veramente molto più difficile. Il segreto è tenere le braccia alte, però con lo zaino diventa... Sono l'unico che customizza i brand. Stiamo proseguendo, il sentiero sale dritto per dritto, è abbastanza impegnativo perché devi fare un sacco di squat con le gambe, però si è ripagati dall'ottima vista. Io sono strafelice. Davide? Sì. Comunque qui ci sono altri sentieri e anche delle ferrate molto interessanti da fare, anche delle arrampicate. Siamo arrivati! Questo è l'interno. Malissimo. Non c'è proprio niente, non c'è neanche il pavimento. Avevo sentito che dovevano rimetterlo a posto, ma non pensavo fosse preso così male. Fuori tira un vento assurdo, se non prendiamo il decollo stanotte sono contento. Adesso devo vedere se far volare il drone, perché ho parecchio paura di perderlo e quindi adesso devo capire questa cosa qua. È un peccato andare via da qui senza averlo fatto volare, perché il panorama è 360 e si vede tutto ed è bellissimo. Thank you.
comunque ci sta che il bivacco sia rustico e non ci sia niente dentro, almeno così si apprezza di più quello che si ha attorno. Qui hai una visuale 360 su tutto, laghi, pianura, montagna. Cosa far dire? Che alla fine, una volta arrivati qua, non c'è nulla da dire, bisogna godersi il momento. Stiamo aspettando il tramonto perché arriverà un po' tardi, verso le 8:30, e intanto tagliamo le verdure che ci serviranno per condire il couscous che abbiamo portato su questa sera. Ho le mani ghiacciate. Dovete sapere che noi non ci accontentiamo di mangiare il panino, cucineremo sempre cose buone. Sì, caro! Abbiamo tagliato il porro, ci aggiungiamo dell'olio e facciamo soffriggere leggermente. Mestolo in legno perché questa qua è una gavetta antiaderente, anche se tanto antiaderente non è. Mamma mia, sto piangendo. Scusate, ma sto piangendo perché mi sono arrivati i vapori del cipollotto. Quando fate le escursioni in bivacco la sera, cercate sempre di cucinarvi qualcosa di caldo perché fa la differenza. Ci aggiungiamo la zucchina e la carota che ho tagliato prima. Aggiungiamo i fagioli. Infine aggiungiamo un po' di pepe. Ho tagliato un po' di wurster che adesso li aggiungiamo anche questi al couscous poi. Fuori tira un vento che è peggio di una lama di un coltello, la temperatura è scesa tantissimo, ma l'acqua bolle e adesso aggiungiamo il couscous, lasciamo un dito d'acqua e richiudiamo e aspettiamo più o meno 3 minuti. Sono passati 3 minuti, come vedete io mi sono dovuto vestire perché fa sempre più freddo, e come per magia l'acqua è tutta assorbita, il nostro couscous è pronto. Abbiamo diviso il couscous in due pentole, altrimenti non ci stavamo dentro. Intanto che mangiamo vi lascio con le riprese del tramonto. Com'è? Una bomba. Poi a 2200 metri e ancora di più. Abbiamo creato il pianale per questa sera. Si fa quello che si può. Sentite il vento. Diciamo che con il pavimento in queste condizioni è giusto per due. Come dolcetto ci facciamo questi marshmallow al fornellino. Adesso prima di andare a dormire vi faccio vedere 2-3 foto che ho fatto tanta fatica, ho preso tanto freddo per poterle fare. Stanotte possiamo dire che non è andata per niente bene perché il vento ha portato un grosso freddo e l'abbiamo patito parecchio. Ci siamo dovuti svegliare ogni 2 ore per riscaldare l'acqua e metterla dentro le borracce che ce le tenevamo sotto il sacapelo come thermos. Ora sono le 6:30 della mattina, l'alba non si vede molto perché è tutto coperto. Peccato, sarebbe stato interessante. Io e Alvise siamo un po' scombussolati perché veramente questo freddo ci ha sconvolto. Quindi ora abbiamo tirato su tutto, lasciamo il bivacco come l'abbiamo lasciato, anche se praticamente non c'è niente, e iniziamo la discesa. Adesso che abbiamo iniziato a scendere ci siamo scaldati per bene,
ci siamo messi in un posto riparato dal vento. Purtroppo anche questo video finisce qua, io spero tanto che vi sia piaciuto e mi raccomando, se andate in montagna cercate sempre di usare la testa, perché può essere rischioso a volte. Noi abbiamo avuto dei problemi su con il freddo, abbiamo cercato di valutare cosa era meglio fare, se scendere oppure se rimanere. Alla fine abbiamo fatto la scelta migliore, quindi state sempre all'occhio e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video sul canale.